Pronto fiorellini, io sono qui in aria e benvenuti in un mio nuovo video. Stavo dicendo io sono qui in aria, l'ho appena detto. Mi stai dando molto fastidio. Io non posso fare i video con te. Oggi non apriremo un bacco di Shane. Strano, ma è un bacchettino minuscolo che ho già aperto perché non ero sicura che fosse quel che è. In effetti è quello. Va bene, allora io non so se adesso vi metto un video. Girl, what is this? Bestiana, this lip gloss, it's giving sparkle, it's giving princess. I need it. But lip gloss. I got these two shades and I'm gonna show you how it looks in the dark and, you know, back camera flash. Watch these shades. Okay, this is one of them. This is the pinky one, 05, and the peach one, 04. This is how they look with flash. I'm sorry, my back camera is a little dirty. But honestly, this looks like an aesthetic filter, so I'm okay with it. I decided to go with the pink one because, you know, princess vibes. Very sparkly. Let me show you with the back camera. What are we thinking? I like it a lot. Bam! È arrivato esattamente quello del video. Più altre cose, perché io dovevo prendere soltanto uno. Una cosa che costava in sconto, costava tipo 3 euro o 4, 3 o 4 euro. Ho dovuto fare 30 euro di spesa per non pagare le spese di spedizione. Allora, la prima è questa. Viene da Kiko, potevo andare a prenderlo nel negozio, ma ho preferito farmelo mandare. Non voglio fare prima questo, però. Vabbè, allora, il primo è questo. Se non l'avete conosciuto, conoscetelo. Questo è... Smetti, no. Questo adesso non c'è più. È il lucida labbra glitteroso che glittera il mondo, che avete appena visto nel video se l'ho messo. Altrimenti è quel lucida labbra che glittera come una superstar. Poi la seconda cosa che mi capita è, è sempre lo stesso, solo che di un altro colore. Nel tuo ragazzo non è fatto niente. Fai sentire che cosa vuoi da me. Fai sentire. Mi vuoi rubare? Cos'è, vuoi un rossetto? Ti un rossetto. E poi ho preso anche questo. Ora andiamo a recuperare l'altro. Arrivo subito, fiorellini. A proposito di glitter e brillandini, c'ho pure il pandalone che brilla, sbrilla, sbrilla. Allora, ho preso queste tre colorazioni. Avrei voluto prenderle non tutte perché non mi piacevano tutte, però sono stata un po' indecisa. Poi, tra l'altro, fiorellini, vi racconto questo piccolo aneddoto. Questo si è graffiato. Come ha fatto a graffiarsi quello che è cascato? Allora, io non vedo niente. Ma hai messo i calzini lì? Dove lì? Lì! È una illusione. Madonna, che schifo! Io ti giuro li butto. Io adesso vado lì e li butto giù. Toccali, non li parlo di toccarli. Li butto giù con qualcos'altro. Dicevamo, fiorellini, io non vedo. Prima cosa, ho gli occhiali che riflettono il sole per non darmi fastidio. E quindi hanno questa luce verde. Perché ultimamente è uscita la luce blu, i miei occhiali, se vedete, hanno un riflesso verde e io vedo tutto un mondo molto scuro. Cioè io quando mi tolgo gli occhiali vedo, dico, ma voi vivete in questo mondo qui e io perché no? E in più sono tutti macchiati, più li pulisco più si macchiano, quindi preferisco farli rimanere macchiati perché tanto è inutile. E li ho tutti graffiati perché fra una cosa e un'altra si sono graffiati per una cosa e un'altra. Quindi non vedo proprio niente. Cioè voi non capite, non potete capire quanto io non veda. Fatto sta che stavo guardando sul sito di Kiko i vari colori, perché ce ne sono 38 di colori di questi qua. Per un caso, per un puro caso, mi sono tolta gli occhiali. Oh no, dilatatore. Per un puro caso mi sono tolta gli occhiali. Ho visto un altro mondo. C'era un rossetto fucsia, che per me era un fucsietto. Appena mi sono tolto gli occhiali era un fucsia così fluorescente. Ho detto, oh,
mio Dio. E quindi dopo ho preso anche degli altri perché non vedevo i colori. Poi mi sono detto, chiaro, ho detto, mio Dio, ma che colori stupendi, li ho presi tutti. Vabbè, ahia madonna. Allora, quello che dovevo prendere era questo, perché questo è il colore che più mi piaceva, il 37. Poi, per arrivare alla spedizione, ho preso anche questo, che è il numero 17. E poi io cercavo un lucidalabbra che desse sull'arancione, un arancione tipo molto molto chiaro, chiaro, chiaro. E l'ho preso arancione fluorescente rosso, perché era quello che costava di meno. Ho detto, vabbè, c'era quello, il colore che proprio pensavo fosse perfetto, però costava 6 euro. Questo qua invece era in sconto a 3 euro, ho detto, vabbè, tanto un lucidalabbra non verrà così fluorescente. Se viene così fluorescente, non lo userò. Andiamo avanti. Allora, no, allora proviamo questo fluorescente. No, madonna, è veramente arancione. Porca vacca, è arancionissimo. Ma è proprio arancione. Però non vedo. No, adesso si è spento il telefono. Adesso, prima andava, adesso non va più. Non me lo aspettavo così, fiorellini. Non me lo proprio aspettavo così. Lo vedi? Sì, è rosso. Non è rosso. È orribile. È bellissimo. È un rosso fucsia. Ti piace? Sì. A vederlo sai che non mi piace. Non è mai così così. Ah, sì. Non lo so, Fridini. Io pensavo, vabbè, è un lucidalabbra, quindi avrà quella parvenza. Chialfi. Come Chialfi? Era quella parvenza un po' arancionina. No, è proprio. Non me l'aspettavo così, fiorellini. Era meglio l'altro. Però costava, cioè, nel senso, non è che volevo quello. Quello che volevo l'avevo ottenuto, quindi non era questo il mio obiettivo. Questo lo volevo solo provare. Bene, andiamo avanti. Vabbè, proveremo gli altri. Allora, odora di trucchi, tipo i tipici trucchi, odora bello, tipo quei tipici trucchi tipo nella Truss, che c'era proprio una marca, c'era una bambolina bruttissima che aveva questa marca, cioè questo odore qui. Ma andiamo avanti. Comunque, hanno sempre parlato male di... È proprio rosso, sul sito lo facevo vedere arancione, ma è proprio rosso. Mamma mia. Hanno sempre parlato male di Kiko, però era lì il rossettino lucidalabbrino. Allora adesso proviamo questo qua. Proviamo dai più brutti a quello che volevo, questo qua. Cioè questo non è brutto, questo mi piace. Era quello che volevo solo provare. Allora, sono andata a prendere pacca boia, ma perché mica di tutto. Allora, questo è il numero 17. Beh, è bello. Guardami. Ma non si vede neanche. Come invece? Ah sì, un tipo. Cos'è? Tutto brillante. Va bene. Poi c'è questo qua che è il numero 37, che penso sia più o meno la stessa cosa, fiorellini, dai. Flowers. Poi se volete vederlo me lo dite. Casino qua.
tema è quello del ring light. Non c'entra niente. Ring light, right. Se vedi bianco forse si vede meglio. Cioè, non è mica finita qua. Qui incontriamo, che cosa incontriamo? Cos'è che ho preso esattamente? La ombretto in polvere libera. Ombretto in polvere. Questo è un ombretto in polvere numero 2. Che cosa vuoi? Ne ho preso pure un altro numero 3. Ah, perché non riuscivo a capire quale mi piacesse. E quindi li ho presi tutti e due. Perché secondo me mi piacevano tutti e due. Non riuscivo a capire quale fosse il migliore. Cioè, quello più adatto. Quello che proprio... L'ho preso tutti e due. Tipico con la mia ragazza. A fine. Sono identici. Non so che. Uno si chiama Dolce Diva e l'altro Dolce Diva. Non si chiamano così. E poi, ultima cosa, Flower... C'è questo, che stai facendo? Che cosa stai facendo? Le sto guardando, ma per me... No, questo è un po' più chiaro, è uno di loro, eh? Sì, io che sono un artista li noto i colori, però... Oh, dai! E poi questo è... Cos'è? 5. Questo invece è un Eline... cos'è? No, questo invece è un ombretto a eyeshadow. Un ombrettino... Il liquido. Questi sono in polvere, da quello che ho capito. E questo invece è liquido. Allora, vediamo, proviamo. Proviamo. Come proviamo? Questo è il numero 2. Proviamo. Ehi! Che carix, Firlix. E adesso lo proviamo. Facciamo una cosa, li proviamo, li provo tutti e due, perché tanto... Ah, da uno su uno e da uno su un altro, giusto? E spero che poi la gente non se ne accorga, però, perché dopo dobbiamo andare a fare colazione. No, merendina. Si vede abbastanza la differenza. Quindi a me sinceramente scoccerà struccarmi o cambiare comunque il trucco. E quindi non lo farò. In caso qualcuno mi veda e rimanga affascinato, ricordatevi, fiorellini, che se vedrete un occhio di un colore e l'altro di un altro, ovviamente non è che dovete vedere il colore di un occhio viola e un altro verde, oppure un colore sempre viola, un colore giallo e un altro verde, cioè non deve essere un match un po' uguale, non è che adesso iniziate a fare un po' i buffoni con questi colori. Un colore, un occhio di un colore e l'altro occhio di un altro colore, che proprio non già azzecca niente. Questi colori che sono il verde, il marrone, il giallo, che il giallo proprio non riesco neanche a dirlo, rendetevene conto che proprio il mio colore preferito. Se vedete qualcuno con un occhio di un colore e l'altro di un altro, sono io che ho mandato la moda. Bene, adesso non guardate le sopracciglia perché sono tutte fatte malissimo, cioè non sono proprio fatte, perché ho dovuto mandare indietro il kit di Shane perché faceva schifo. Quindi non riesco più a farmi le sopracciglia perché non riesco a trovare un kit decente. Ma si vede? Sì. Io non capisco niente. Madonna, quanti peli. No, comunque mi piace, cioè mi piace. Che stai facendo? C'è dalla retta, ma non so, non vedo più niente. Abbiamo questo qua che dovrebbe essere in liquido. E lo proviamo a fare tipo sfumatura eyeshadow. Una domanda, eh. Che vuoi? Ma cavolo, guarda questi occhiali che non si vede proprio niente, si vede tutto sfumato. Sono tutti sporchi. Allora, Flower House, non lo so. Penso che è un po' una pagliacciata qui. Beh, non ve l'ho fatto vedere. Sembra tutto uguale, ma in realtà è tutto diverso. Un pellino più chiaro.
Lo so, poi comunque l'ho anche messo male, cioè sinceramente non è che ci abbia fatto tanta... Ecco. Che influencer professional, Fiorellini? Ma non si vede niente, sembra che sono sporcata la mano con un pennello sporco. Senti, sono un influencer io qua, non è che stiamo scherzando. Cambia la colore della luce. Sinceramente potrei anche usarlo come rossetto questo, eh? Fiorellini non è una brutta idea, perché comunque è carino. In faccia no! Sinceramente, oh cribio! Sei un po' gialetta. In faccia non è molto carino. Però magari come lo rossetto... Volta, tieni, fai tu, mi sono scocciata. E niente, Fiorellini, la mia mano è diventata gialla. Ho detto. Ma quanti ne hai presi? E niente, Fiorellini, questi... Ma no, 17 minuti più anche l'altro. Io pensavo di fare 2 minuti di video. E niente, Fiorellini, questi sono i prodotti che ho preso da Kiko. Ma vacca poi. E niente, Fiorellini, fatemi sapere se vi piacciono, se questo qua vi piace oppure è tremendo come penso io. Ci vediamo in un prossimo video con Guinaria. Fatemi sapere tutto, fatemi sapere se li conoscete, fatemi sapere se vi piacciono, fatemi sapere se sono glitterosi, fatemi sapere tutto. Ciao ciao, Fiorellini. Ma basta, che hai troppo energia.